Signori, salve a tutti! Adesso sono solo. Come mai sono solo? Perché... scusate, c'ho il volume pompatissimo. Perché, allora, abbiamo deciso, io e Wolf, che alcuni video li facciamo solo, diciamo, nel single player. Premo uno, vedete come sono bravo. Quindi io mi becco... mazza che mazzata che ci ha tirato. Mi faccio Lost Planet in single player. Ce ne sarà forse qualcun altro, non lo so se sto registrando, perciò visto che abbiamo tante idee in testa, purtroppo dobbiamo avere un pochino di momento per sincronizzarci con il cervello, con il computer e con le cose da fare. Quindi non so se questo video sarà fatto, uscirà prima o dopo un altro diciamo gameplay al diciamo al giocatore singolo, no? Giocatore singolo, chiedo scusa. Allora, questo è Lost Planet. Ci gioco a Lost Planet. Maledizione, questo cazzo di audio quanto è alto. A Lost Planet, sono libero. Oh. Bellissimo, questo serve per il traffico, vedete? C'è il traffico, una macchina parcheggiata in seconda e c'è quella in terza fila pure. Boom, una mazzata così e la lanci via. Allora... che stavo dicendo? Voglio fare le partite con Lost Planet, perché io ho giocato sia Lost Planet 1 e Lost Planet 2. La prima cosa che mi ha, diciamo, che mi ha colpito di Lost Planet 2 è una cosa un pochino particolare. Era uno di quei rari giochi. Io ho conosciuto Lost... allora, Lost Planet 1 ci avevo giocato così tanto tempo indietro che nemmeno me l'ero ricordato che esisteva più Lost Planet. Al 2, sono riuscito a giocare al 2 per un altro motivo, perché visto che ho avuto sempre computer di fascia alta, come prestazioni erano molto molto esagerate, molto grosse, quindi volevo sapere, volevo trovare qualche gioco che esisteva a 64 bit che mettesse alla prova veramente il mio computer. Ho trovato Lost Planet, ho detto guarda, dopo tanto tempo c'è Lost Planet, è una cosa strana, lo so, era 64 bit. Non lo so, me ne sono accorto perché quando ci ho giocato, cioè sia il su C... Ehi, cara, mi dica signorina. Ciao. Dovrò convincermi che non è per nulla strano avere una conversazione con te in cui parlo solo. Certo, è un pochino strano. Io sono su un trattore e tu che rompi i coglioni. Che ti potrebbe fare comodo usare un po' di musica per aiutarti a rimanere sano di mente. Mettere la musica. Di casa, quindi ti ho allegato una playlist. Il tuo video, la playlist. Tu sei rincoglionito, cora capo. Io non volevo un audio, io volevo dei filmini come ti avevo mandato io. Capito? E stavo dicendo, mi ha colpito tanto. Vi ha veramente, diciamo, messo alla prova il mio computer. Però mi è piaciuto come poi gameplay, come gioco. Mi è piaciuto veramente tanto Lost Planet. Non solo perché volevo che spingesse la macchina tanto, ma pure perché era bello il gioco. Allora, quando ho saputo che era uscito... ammacchiamo. Niente, non vuoi ammaccare? No, passo. Quindi, quando ho saputo che era uscito Lost Planet 3, beh, che ho detto io? Me lo compro, è mio. Ah, pure a capate posso buttare le rocce. Pensavo che le dovevo solo con il motopicco, invece no. Allora, io è inutile che vi dico che non ho fatto i video ho iniziato il video, diciamo, dalla prima missione. Perché le altre missioni erano intuitive. Non intuitive, tutorial erano. Cioè, era così facile, in una maniera assurda. Poi mi sono fatto un giretto per la nave, la barca, la struttura, non so come cavolo si dice. Io mi butto di qua. Mi farò male? Non mi faccio male. Si è buttato da 3 metri, 4 metri senza farsi male. Spariamo, ammacchiamo un pochino di testa ai mostriciattoli pure. E quindi mi sono detto, il tutorial non faccio il video perché è seccante, lo devo ammettere. Quindi andiamo già con la prima missione. Grazie alle politiche nuove che abbiamo per su YouTube, questi video cercherò di cacciarli. O di cacciarli o di mettere qualche cosa che non avrò problemi con il copyright. Perché davvero YouTube non è YouTube. Diciamo che le software house che creano giochi e tutto il resto hanno rotto un pochino i coglioni sui videogiocatori, chi fa gameplay.
Quindi in poche parole ci potrebbero essere problemi di copyright quando ci sono queste scene così. Io non posso... Io premo ESC per vedere, perché in questo gioco se premi ESC ci dice per saltare premi invio. Quindi vorrei saltare, ma non si può saltare. Se volete sapere un'altra cosa, ho i dettagli... Aspettate, no, questo qui mi sembra un pochino difficile. Come ho capito... ti schiva alla fine. Ecco qua, diamo al suo culo, gli diamo le mazzate. Ah, ce n'era un altro, mi sono dimenticato. Questo picchia. Allora, io devo tenere con la coda dell'occhio, diciamo così. Ecco qui. Allora, spero che il mio compagno mi spalleggi e mi caccia almeno gli insettini cretini, me li caccia dai piedi. Lo sapevo che saresti venuto. Mi freghi una volta, non mi freghi due volte. Strunz. E guarda che non mi fa passare. Guarda che fa scudo. Ah, ma mi date il culo però. Faceva scudo il suo amico, cavolo. Guarda come si sono attrezzati bene. Se. Dai, ci sei, dai. Vieni che mo siamo uno contro uno. Vediamo se abbiamo le palle, dai. L'ha schivato. L'amico però mi deve fare... Deve cacciarmi gli insettini. Me li caccia gli insettini, sì? Sì, perfetto. Andiamo a raccogliere queste cose qua dei mostri. Non so che cosa sono. Non mi ricordo più che stavo dicendo. Ah, cercherò di tagliare le scene scriptate o video perché... diciamo che le compagnie hanno rotto le palle sui gameplay e chi fa gameplay. Perché alcuni sono veramente youtubers bravi e elogiano il gioco. Ma altri youtubers lo riducono a una pezza, lo riducono a una merda. Quindi loro dicono, o le scegliamo oppure dovete cacciare le parti più salienti del gioco. Premi E per parlare con... Megui, me gusta la banana. Vedete? Maledizione, me lo devo a forza fare. Che rottura di palle che sarà nel montaggio. Meno male, è finito subito. Ancora è per parlare con la Roche. E che devo dire più di questo? È il mio... Muovi! Però devo dire una cosa. Usa ancora la Real Engine ormai. Cioè, davvero... Yeah. Parecchi giochi viene fatto con questo motore. È sfruttato veramente bene. In determinate cose è sfruttato veramente, veramente bene. Dove devo andare? No, devo andare di nuovo là. Tutta questa strada mi devo fare. Che rottura di palle. Corri, brutto maiale schifoso. E lo dico io, tra parentesi. Maiale schifoso, corri. Stavo dicendo, è fatto veramente bene l'Unreal. Cioè, è stato sfruttato veramente bene l'Unreal Engine. Poi la qualità io non è che l'ho settata al massimo. Se andate a vedere sul mio primo canale... Non ti muovere che mi fai cacare sotto! E sul mio primo canale spiego come, diciamo, do consigli... Dove devo andare? No, mi sono ringoglionito. Ma di dove devo andare? Allora, se io salgo qua... Salgo, va bene? Salgo, un attimo che poi continuo con quella cosa che stavo dicendo. L'etichetta mi dice di andare di qua. Come si chiama? L'indicatore. Quindi, quanto sono nabbo? Lo so, sono molto, molto nabbo. Quindi, allora, prima cosa di tutto mi butto di qua perché non voglio fare tutto il giro. Poi, sto coso verde. Dove devo andare? Forse devo andare di là dal ponte. C'è un ponte, noto che c'è qualche cosa. Andiamo di là, vediamo. Sì, devo andare di qua, devo andare, perfetto. Stavo dicendo, i settaggi miei del gioco sono settati al massimo, però avevo sempre costantemente 60 fps, cioè gli fps di qualità che ti dà il gioco, non può andare oltre quelli. Però ancora 60 fps, ho detto, wow. Ora... Cambio le impostazioni della mia scheda video, mettendo in poca parola la risoluzione, a posto di farla gestire direttamente all'NVIDIA, all'applicazione e all'NVIDIA, la cambio io in maniera automatica. Ho visto già due stronzi che mi stavano aspettando.
La cambia in maniera automatica, omettendo i dettagli, in poche parole, non di lasciarla, diciamo, facendola, decidendo lei i settaggi della scheda video Nvidia, ma mettendoli manualmente. La grafica è migliorata sensibilmente a vista d'occhio proprio, di un aspetto a calorità, di un dettaglio enorme, in confronto a prima, se voi avete delle... Tutti questi devo ammazzare. Ah, faccia Rugaz. Se voi mettete i dettagli al massimo, ha un suo carattere e una sua grafica. Ma se cambiate le impostazioni direttamente dalla scheda video, è ancora meglio. È bellissimo. È fatto veramente bene. Ti prende al volo, curnuto. E stavo dicendo, se non sapete di che cosa sto parlando, andate sul mio... Io ti sparo, vaffanculo. Andate sul mio primo canale, guardatevi la rubrica Solo Gamer. Sono consigli per i videogiocatori, in poche parole, non per il professionista e roba del genere, ma proprio per videogiocare. No, io ti sparo fino a quando non muori. Ah, premi G per lanciare la granata. E io che non leggo. Beh, boom! Hai visto come si fa? Ignorante. Allora, continuiamo avanti. Non me ne cacare altri. Che c'è? Oh! Sì, sono precisissimo io. Premi G. Apri la bocca. Perfetto. Ammazziamo pure questi. Io non vedo la mia vita, non vedo io, tra parentesi. Quindi vuol dire che ancora è come se fosse una specie di missione tutorial, che è una cazzata. Noto lì delle cose. Mi servono... Ah, bombette, bomba a mano, tricky track, qui su. Ok, premi P per raccogliere munizioni. Premi P... Come... Questi tasti poi li cambierò, perché non posso premere P, staccare la mano dal mouse per prendere queste cose qua. Ho la mano dal mouse, o spostare quelle. È un pochino una seccatura, lo so. Andiamo a vedere. Io ho fatto il marchettone verso il mio canale, proprio così. Non lo so, mi sembra un pagliaccio, mi sono sembrato. Che sono ste cose che mi scoppiano? Ehi! Ma tu una pistola, una cosa... No, dove l'hai presa? Scusa, caccia le pistole, maledetto! Ah, scusa, se ti accovacci non puoi... Pizzica. Qua ci lascio la pelle, queste bombettine. Ecco. Facciamoli scoppiare un pochino. Come sono bravo! Con i bersagli fissi sono sempre più bravo, avete visto? Munizioni al completo. Ricarichiamo. Sempre al completo. Vabbè. Non puoi cacciare una pistola. Non è che chissà che cosa stai facendo aerobica. Riprendi questa pistola in mano. Mi sento più sicuro con un'arma in mano. Fidati. Te sei in dire. Sono del sud io. Qua funziona in altre maniere. Dai. L'audio pure. Il comparto audio è fatto bene del gioco. Spara tutto, sparo. Ecco qua. Comparto audio è fatto bene. Infatti mi sto vedendo... Ah, tu eri. Spariamo a tutto quello che si muove. Bomba! No! Fatto cilecca. Sì! È entrata dentro all'ultimo secondo, signori. L'abbiamo messa dentro. Grande tiro. Mi stanno scoppiando fra gli zombetti e queste... Sti coglioncini che scoppiano, sti brufoli. Vai. Apri la bocca. Non ho più le granate. Bellissima questa cosa. Non ho granate. Ma io non avevo pure un'arma corpo a corpo, che se premevo... Non ce l'ho più? Beh, corriamo. No! Che imbecille che sono, lo so, sono un imbecille. Non mi dire che mi fai riniziare tutto da capo. Non mi dire che dal trattore là mi fai riniziare, mi fai incazzare nero. Ah, vabbè. Dai ragazzi, sono all'inizio del gioco, un pochino devo capire ancora la meccanica e tutto quanto, perciò mi dovete perdonare se muoio. E poi io l'ho sempre detto che sono un nabbo. Oh, cazzo.
Ok. Allora, tu apri la bocca. Incominciamo a farti capire. Dai, dimmi che entra da dentro. Non è entrata dentro. E mo. Ma la caccia. Ma è uno stronzo. Ha fatto lui da scudo. E mo non ho più bombe io. Io ora non ho più bombe. Io che faccio, il kamikaze? No. No, me la cerco di giocare io. In qualche maniera cerco di giocarmela. Non so come, botta di culo. Cerco di giocarmela. Però devo far scoppiare pure i coglioncini, che io non me ne accorgo. Eccoli qua. Queste palline devono scoppiare. Eccole qua, perché ero morto io. Perché erano là. Eccolo qua. E per aprire. Apri. Apri. Quello era un checkpoint. Me lo ricordo come se fosse ieri. Quello è un checkpoint. Fammi selezionare il checkpoint e poi posso morire. C'è una tempesta. Oh. T. Ah no, stavo premendo R al posto di T. Muoviti. Dai, non mi ammazzare, non mi ammazzare, cazzo. Dai, no, 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 ci devo riuscire. Senza bombe sono. Dai, dai, dai. No! Muoviti, brutto vecchio di merda. Come si uccide? Stronzo. Da dove l'ho preso queste granate, mo? Dove le ho prese quelle granate? Prima non me l'ha lanciata la granata, ma me l'ha lanciata. Scusi signore, qui ci siamo un pochino ringoglioniti secondo me, Giusto giusto un pochino. Non mi fare pentire di tutte le parole belle e buone che ti ho detto fino ad ora. Va bene? Non me ne fare pentire. Oppure le bombe si ricaricano prendendo quelle... Queste cose arancioni che lasciano i mostriciattoli. Forse in questa maniera. Queste cose arancione sono che mi fanno ricaricare di bomba. Non le devo prendere a parte. Vediamo. Sì, sì, mi sa che è come pensavo io. Sì, sì. È proprio come pensavo io. Perciò queste cose arancione mi fanno prendere le bombe. E questa tosse so che non mi passerà mai se continuerò a fumare. E fumare, e fumare, e fumare. Scusatemi. Ecco qua, questa è la classica tosse da fumatore. Nonché anche ho problema di tonsille. Non mi posso operare, mi dispiace. Una cosa, quando io ho parlato con... Oh, tutti qua mo sono venuti. Mi faccio... Ma aspetta, le prossime volte mi faccio il fucile a pompa e col cazzo che venite a rompermi le palle poi. Munizioni. Pure qua munizioni, me ne servono altre. No, munizioni al completo. Non mi posso operare di tonsille, di tonsillite, perché per come ho capito che mi ha parlato il dottore, più ti operi in ritardo, diciamo da grande, di tonsille, più c'è il rischio di diventare impotenti. Io gliel'ho detto, dottore, ma le tonsille sono qua, lui sta là. Fatto c'è un bel po' di spazio. Fatto no, mi dispiace, ho capito che c'è la possibilità di diventare, in poche parole, impotenti. Quindi io mi tengo le tonsille, glielo ho detto. Dottore, stanno benissimo là e basta. Sto sentendo già un muggito, un ruggito, un belato. Sentendo già qualche cosa che non mi piace. Qualche cosa di grosso. Di molto grosso. Che cos'è questo rumore di molto grosso? Non c'è niente. Certo che è scuro. Sembra. Cazzo, di stare all'obitorio quasi. Per modo di dire. Niente nemici. Posso correre? Corriamo. E andiamo. Di qua dobbiamo andare. Ingresso nel deposito carburante. Vediamo. Forse abbiamo finito la missione. Devo arrivare di nuovo al trattore. Non è un mega robot. O il VAC, una cosa simile. È un trattore. Sì, devo andare al trattore. Tra parentesi, ma io ho toccato qualche cosa perché non vedo più la mappa.
Che cosa ho toccato? Perché non vedo più la mappa? Lancio una bomba io, così, con parsimonia e amore. Sì. Sì, sì. Prepara la pasta pastachina, cannelloni, salsicce. Ci si è buttato di testa. Ma tu, secondo me, o sei vecchio davvero? Perché i vecchi a volte sono impossibilitati a fare determinate azioni con debolezza. O sei un menomato? Non riesci a correre e a sentire la radiolina? Cioè, non riesci ad entrare in un tunnel con una pistola in mano, che non puoi fare due cose contemporaneamente? Ti chiedo tanto, ti chiedo. E qui, dov'è il mio amico che una volta mi parava il culo? E adesso non me lo para più il culo? Prendiamo un po' di queste cose qua che ci servono per le bombe. Ma quanti cazzi che ci sono però. Cioè, devo camminare e sparare? Mi sa di sì. Ehi, pure di qua. Pure le scale sapete fare. Dai, vai che ci siamo. Dai che ci siamo. Ultimo sprint, corsetta. Corsetta, signori! Seconda rampa di scale. Terza rampa di scale. Siamo quasi al traguardo. Non ce la fa. La tempesta ci assale. Ma lui sale. Sale sul trattore. E gliela fa cacare a chiunque verrà adesso. Dai, non viene nessuno. Non vuoi venire? Vieni. Ah no, basta che cammino. Basta che ti cammino di sopra e sei morto. Tanto che sono grosso e forte. Mi cammino, distruggo barriere, qualsiasi cosa. Li schiaccio come non mai. E pic, pic. Ecco qua. Che c'è? Che guardi? Ti sei spaventato? Mo? Perfetto. Ehi ho. Ehi ho. Andiamo. È finito. Vediamo, abbiamo finito la missione? Così ci salutiamo, non lo so. Signori, per favore, dai. È la prima volta che questo è il mio primo video che fa... Allarme tempesta, ancora non è finito. Il mio primo video che faccio così. Dai, me lo lasciate un bel pollicione in su. Uno solo. Uno, non vi chiedo tanto. Un cazzo di pollice, che non so, che non sarà il mio, spero. Me lo fate vedere qualche pollice in su, per favore. Non vi costa tanto. Ma noi non pagate. Lo sapete che non pagate? YouTube ha detto che ancora mettere pollici in su. E mo? Premi F per ruotare. Sì. Perfetto. Hanno detto, YouTube ha detto che i mi piace e i commenti non si pagano, quindi non vi sprecate. Scrivete. Like. Bravo, bravo, gira la ruota. Devo scendere pure a ripararli. A piedi. Dove scendo però? Scendo qua. Scendo a piedi. Metto qui. Premo V. Tengo premuto V per riparare. Vai. No, tu sei digitale. Muoviti. Non ti distrarre. Ecco. No, ma è la sfortuna che mi... È la sfortuna sempre. Quando faccio un video Mi chiamano. Ma poi per cose insensate a volte, Non è per... E questa si chiama maleducazione. Se io ti rifiuto la chiamata, maledetto, vuol dire che sto facendo una cosa. Buh, pietre. Mi fate un cazzo. Muoviti. Prima che mi arrivi uno scoglio in testa che vola dal mare. Perfetto. Porte blindate pronte. Aspettiamo istruzioni.
Aspettate istruzioni. Qua sta crollando tutto. Che aspettate istruzioni? Corri! Correte! Vai, vai! Come ciondola! Tic, e tic, e tic, e tic, e tic! Andate voi al ritmo, guardate il video e fate. Abbiamo finito. Siamo ritornati alla nostra nave, alloggio. Qualche cosa. Ottimo lavoro, Python. Ci hai salvato la vita. Yeah. Madafaka. Si beve pure. Perfetto. Ingresso al ponte. Scusi. Signore. Ah, ho finito. Signore e signori. Andiamo a... Aspetta, controlliamo prima se veramente la missione è finita. Ma sicuramente sarà finita. Dai. Dai. No, non è finita. Ma siamo... Ma comunque siamo arrivati, no? Rapide luci, che tempi finucci! Apriti, Teramo! Ah, la miseria, che tifo! Guarda, in un gioco mi fanno il tifo, che voi nemmeno un like mi lasciate, me lo devo mettere da solo il like. Guarda, questi invece, per aver ammazzato due o tre gnomi, quelle là, quelle specie di vagine che buttavano cose, ah! Guardate quanti applausi, guardate! Sembro Padre Pio, sembro. Bellissimo. Eh sì, penso che funzionano a dovere. Almeno che... Non ti preoccupare, ci ho fatto pure 10 euro di nafta, non vi preoccupate. Benissimo, signori, abbiamo finito la missione. Vi ringrazio ancora del tempo dedicato. Like, pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ti saluto, pedifico.